Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro la mia spesa che ho fatto da Lidl, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì ragazze, sono stata da Lidl e ho preso un po' di cosine che adesso sto per mostrarvi. Non ho preso solo cibo perché, come avete visto nel video precedente, ho fatto un po' di spesa da Forte, ma sono andata a curiosare nelle pucciosarie che ho visto un po' in giro nel volantino, e una cosa in particolare l'ho adocchiata nel video della mia amica Elisabetta del canale Elisabetta R. Partiamo subito da plastica pirofila da forno con coperchio. Infatti è un set da due, è fantastica perché può essere utilizzata sia per mettere le cose calde che le cose fredde. In più il coperchio ha un doppio uso, può essere utilizzato come un'altra pirofila per infornare del cibo extra che vogliamo fare. Rimanendo in tema cucinare, adesso vi mostro una puccioseria carinissima che appena l'ho vista ho detto: vieni a casa con me, guardate che carina questa mini padella con paletta incorporata. Guardate, basta fare così che la paletta si toglie, adesso poi li separerò, però li potete posare così in questo modo, e quando volete fare, non lo so, un uovo, una mini frittata, avete tutte e due insieme. Devo dire che è carina come padella da utilizzare per fare. Io ho pensato a Jody, a essere sincera, mia figlia, mi sono immaginata a farle le frittatine, il singolo pancake come merenda nel pomeriggio, l'ovetta, invece di prendere il super padellone. Non avevo una padella di questa misura. Allora, le dimensioni di questa padella per le amiche mamme che magari vogliono preparare anche loro un pranzo, merenda o quello che volete. Dimensioni 20 cm, spessore del fondo è 2,2 mm. Di questa ricorda il prezzo, è 5,99 €. Andiamo alle decorazioni pasquali. Questa l'ho vista da Elisabetta e mi è piaciuta tantissimo e sono andata a prenderla. Ecco qui queste uova colorate che io ho già dove metterle, perché ho visto che se riesco ad aprire la confezione, ecco qua, perché ho visto che sono delle uova che si possono appendere. Guardate quanto sono carine, sono 12, quindi potete appenderle dove volete. Io già il posto lo so, infatti quando tornerà la mia bimba da scuola troverà una parte della nostra casa decorata in tema pasquale. Sono uova già colorate, non macchiano, non dovete bollire, non dovete fare i procedimenti che di solito si fanno. In America c'è tutto un gioco delle uova, il cestino, infatti da Lidl era presente il cestino per fare la ricerca delle uova, ma io, non avendo un giardino, questo gioco non lo posso far fare a Jody. Poi non lo so, magari in futuro mi attrezzerò, perché è veramente carina. Amiche che avete, non lo so, una casa in campagna o avete un giardino, in pratica il gioco è questo: di prendere queste uova, nasconderle, dare il cesto al vostro bimbo, alla vostra bimba, e fare una specie di caccia al tesoro delle uova. Poi chi
Naturalmente fate un gruppo di amichetti, di cuginette e poi mettere dei premi. Chi trova più uova vince dei premi. Di solito sono dei cesti pieni di cioccolato. Invece io li utilizzerò, ahimè, perché abito in un appartamento minuscolo, per decorare la casa. E passiamo al cibo. È la settimana deluxe e ho preso questo sugo con salmone e gamberi. Mi ispiravano queste farfallette, infatti ho preso già le farfallette, ho preso il prezzemolo e, finito il video, mi andrò a gustare una pasta con questo prodotto qua, che spero sia buono di sapore, perché alle volte compriamo delle cose che il marketing ci fa prendere perché ce le fa vedere, così ci fa immaginare e gustare con la mente, poi in realtà magari c'è qualcosa all'interno che interrompe i nostri sogni. Fagioli borlotti in scatola, cetriolini all'aceto e funghetti trifolati. E questo era quello che ho preso, proprio perché, come avete visto nel video precedente, ho già fatto la spesa, quindi queste erano le cosine che mi sono venute in mente che non avevo prese e le ho prese da lì. Ho preso questa novità di Sien Natura e il Deo Vapo Fresco con Timo Bio. È un prodotto vegano, ha degli inci verdi tranne due. Vi consiglio di utilizzarli qualora decideste che gli inci vanno bene pure per voi, quindi imparate a leggere gli inci e a scegliere voi cosa utilizzare e quali prodotti bypassare perché non vi piacciono gli inci. La vostra scelta del prodotto deve essere in base alla lettura degli inci, non in base al prezzo alto o basso, perché poi non c'entra nulla, dovete decidere voi. Io ad esempio ho deciso che non voglio utilizzare nelle creme del viso in questo particolare periodo della mia vita l'alcol. E quindi tutte le creme che hanno alcol io non le comprerò. E così per i capelli ho individuato degli inci che non voglio utilizzare, per non andarli a rovinare, perché ho un capello trattato, e non compro shampoo, balsami o prodotti che contengono gli inci che io ho deciso in questo momento di non utilizzare. Allora, ritornando a loro due, che ho deciso di prenderli in tutte e due le profumazioni, perché i due ingredienti che non sono verdi non mi spaventano, quindi li ho presi con me. Non so come saranno, ma lo scoprirò utilizzandoli. Uno dei due ingredienti è alcol, quindi ricordo alle mie amiche di non radersi le ascelle e poi andare a spruzzare lui, perché vi brucerebbe come non mai. E quindi non è colpa del prodotto, ma di un uso scorretto e di una lettura non attenta degli inci. E voglio sentire la profumazione con voi. Vediamo, questo è il Timo. Buona, la profumazione è molto buona. Vediamo il Fiordaliso. Anche questo, la profumazione è molto buona e delicata. Vi farò sapere se mi sono piaciuti oppure no, come mi sono trovata in un video dei prodotti finiti, e vi darò la mia impressione personale. Però ricordate che impressione personale magari potrebbe essere diversa dalla vostra. Bene, miei cari e mie care, perché ho visto che sono arrivati anche dei maschietti, benvenuti nel mio canale. È sempre carino leggere i vostri commenti, scambiare dei pensieri oppure segnalare delle novità o qualcosa da provare. Vi mando un bacio grande, mi vado a preparare la pasta con l'uovo, sugo, salmone e gamberetti. Vi mando un bacio grande, ciao!